È una formazione che non prevede la presenza di un regista di ruolo come Di Gennaro. Evidentemente Berzotti intende contrare i francesi, soprattutto a centrocampo, là dove sono fortissimi, e ha messo un interditore come Paris-Santo. La palla viene controllata da Cabrini, lancio lungo di Platini, molto bello per Ayash, chiude Cabrini, Ayash sul tiro del pallo laterale riesce a mettere in mezzo i nostri, in angolo Bjerkovod, Platini, ancora un lancio di Platini a cercare stavolta l'altro esterno, Amoros, che dà il break dei francesi che vengono in avanti con Fernandez per Rostò per Platini, ed è gol di Platini per la volatissima l'area francese. C'è il colpo di testa di Cabrini, mucchio, palla di limite, tenta di tirare, poi vince un contrasto e per nostra buona fortuna mette fuori. Ecco Tiganà che affonda, entra in area di rigore, da in mezzo ancora Rostò largo per Stopirà ed è 2-0. È finita la partita ed è finita anche l'avventura degli italiani, dei campioni del mondo qui in Messico.